Buon anno, ben ritrovati ragazzi, ciao a Oh. tutti, tutto bene? Tutto bene, Quanto abbiamo messo di chili? meglio non controllare. Io aspetto domenica, sempre per di giorni per scacciare un po' di roba così Io ho almeno levato le pile dalla bilancia. è meno tragica, addirittura le pile dalla Io sono bilancia. salito sulla bilancia e la bilancia mi ha detto salire uno per volta, grazie. Uno per volta, sì, vabbè, ma è normale, l'importante poi per la bella stagione, per l'estate, essere pronti e via. Salutiamo tutti i nostri ragazzuoli che ci sentono, che ci seguono. Siamo per radio, siamo. Sono E tutti ora quanti che dagli saluto, studi buon di Radio anno. Multiplayer Esatto, Radio arriva Pausa Multiplay, Caffè. esatto, soltanto audio. I classici, sfoglia grezza, sgarramutande, Sgarramutande. gigantone, i soliti. Buon anno a tutti. Allora, ci siamo qui. Vincenzo, tu esisti? Io esisto. Come si? Sì, non so se mi si sente, comunque esisto. Esisto, Grazie. anche se sono abbastanza indaffarato, ma esisto. E oggi abbiamo come al solito Silvio Blondi. Salutiamo Mancato. Mi hanno messo all'angolo perché giustamente oggi non manca Blondi. Anzi, che te nessuno. l'hanno messa. Vero? L'uomo destro, infatti la reazione oggi è super affollata, ci siamo tutti, anche se in realtà i microfoni C'è Jacopo non ci sono Ginocchio che per tutti. mangia dell'ottima pizza, eh? Jacopo che continua a mangiare la pizza portata per noi, Non ci credo! Ha visto della pizza lì la è il quarto pezzo. Prima Che schifo! Io lo vedevo, era 3 ore andava su e giù mangiando roba. Tu l'hai visto che era in ginocchio e andava su e giù? È perché mangiava della Madonna! pizza. Incredibile! Allora, prima di cominciare la notizia, volevo fare un ringraziamento personale a Giuseppe Lai. Giuseppe Russo, Shaolin e Marco Castaldi, che quando abbiamo fatto la cena a Napoli prima di Natale, mi hanno regalato questa bella maglietta, vi faccio vedere, autoreferenziale, quindi non metterò più perché sarebbe ridicolo, e anche la cover per l'iPhone 6 che uso spesso, un po' di meno, però grazie mille, siete stati gentilissimi, è stata una bellissima serata tutti insieme. Allora, da dove cominciamo? Con le notizie? Io forse ho la super news, però Addirittura. sto spingendo Jacopne a dirmi di più perché non capisco un cazzo di Io cosa volendo scrive. posso leggere No, beh, allora, il tu sunto conosci i delle... prezzi del PlayStation Now, l'abbonamento, che Sì, a noi non l'avevo letto, sì. interesserà Poi ci per sono 20 le maxi anni. notizie da Game Vabbè, Informer e Uncharted. esatto, le diciamo tutte. Allora, velocemente, PlayStation Now Andiamo a vedere. costerà $19 al mese, oppure 45 ogni 3 mesi, quindi 15 Hanno rivisto euro. la politica dei prezzi Esatto, iniziale, e permette di quindi... accedere a tutto il catalogo che attualmente a quanto pare è formato da 100 titoli per E questo PlayStation veniamo 3. incontro ai nostri utenti che vivono in America, perché da Esatto. noi... Noi abbiamo una piccola fetta di utenti Uno che vivono zoccolo duro una zoccola americano. dura che andrà su PlayStation Now, quindi $19 per accedere a circa 100 titoli per PS3 che si accresceranno nel corso del tempo. Prezzo come vi sembra? Beh, buono quella cifra con un sacco di Stavo giochi, lavorando quindi... alla news in anteprima. Antonio, PlayStation Now, $19 al mese, oppure 45 3 mesi per accedere a tutti i giochi. Buonissimo. Sorrei, no. Perché? Giochi PlayStation 3, Magari non li ha roba giocati. vecchia, la trovi nei cestoni a 10 euro, 5 Un 10 euro, euro un 12 gioco, euro. 10 euro un altro gioco, 19 euro tutti quei giochi sono soldi ben spesi se uno vuole giocare ai titoli di PlayStation No, 3. è ancora troppo. Perché no? Pensa a quegli utenti che avevano Xbox 360 e hanno preso PlayStation 4 e adesso Roba, vogliono è tornare a roba che avrà giocare. senso a 59 euro tot mesi. Ma perché? Sì. 45 euro Secondo per. me, non dico di aver ragione. No, dico solo che è un prezzo Ah, diciamo che non è interessante. né conveniente né eccessivo, secondo me. No, Sono ecco. 20 dollari al mese per giocare tutti quei giochi. Ovviamente chi è che lo fa? Chi Chi non veramente aveva PlayStation interessato? 3, Chi è certo. interessato? Perché in realtà anche se stava a 4 euro era inutile. Da un certo punto di vista, oppure no, perché ovviamente se già avete giocato su PS3 oppure non vi interessano i titoli della vecchia generazione, manco 4 euro spenderei per giocarci. Secondo me è un prezzo normale che è equivalente, diciamo, a un gioco usato, a un gioco nuovo di Certo. PS3 attuale, quindi vediamo. Tanto da noi non arriverà mai. Appunto. In UK invece seguire a ruota, vediamo un po' se i prezzi sono in linea oppure no. Però almeno l'hanno richiesto a gran voce in realtà l'abbonamento più che i prezzi singoli, che in realtà poi il PlayStation Now è molto meno conveniente con i prezzi singoli che erano sparatissimi, addirittura Sono alcuni 14 euro un no, gioco, una anche roba del 4 genere. euro, però appunto si parte da 4,99, si arriva anche a 20 euro, No, 25, che a quel senso ha punto così? ti fai l'abbonamento se davvero sei una persona che vuole giocare al catalogo PS3. Io comunque trovo persone che ancora adesso, tipo Kingdom Hearts e compagnia, lo stesso Jacopo che salutiamo, che sta giocando ancora su PS3. Ovviamente personalmente non farei mai un abbonamento per giocare i titoli No, PS3, perché perché bene o li ho male noi abbiamo seguiti bene o giocato male tutti. tutti, o comunque Però, quelli che certo, mi quella cifra interessavano. comunque ti offre la possibilità di giocare a un catalogo sterminato che magari
non avevi giocato, oppure sei arrivato tardi su PlayStation 3, quindi non... Perché no? Esatto. Prezzo a $19 al mese non è un prezzo alto, non è un prezzo sbagliato. Esatto. Allora, prima di parlare, Matteo, che ci parli di Uncharted 4, come al solito utilizzate sia la chat ma soprattutto Twitter per mandarci le domande, più semplice per noi leggerle, quindi hashtag pausa caffè e @multiplayerit come account da cui indirizzare le domande. Allora, Game Informer, sì, questa è una maxi esclusiva con un bordello. Io sapevo che c'era in realtà. In realtà, quando sono andato a Londra, ci stava, sapevo già che c'era un press tour di Uncharted in America, ovviamente soltanto per americani. Adesso non so se c'è qualcun altro che poi arriverà online. Comunque, quali sono le informazioni? Uncharted 4, leggo perché comunque la notizia è lunghissima. È ambientato 3 anni dopo gli eventi del terzo episodio e la storia si apre con Nathan Drake ed Elena che vivono felici la propria vita insieme, finché il fratello scomparso del protagonista, tale Sam, fino a quel momento creduto morto, non ricompare. Ai, sentendo l'indebito, Drake torna a dedicarsi alle cacce al tesoro recandosi in Madagascar sulle tracce di una leggendaria colonia fondata dai pirati. Tuttavia l'avventura non si svolgerà solo su quell'isola. Questo è il setting. Poi vabbè, due cacciatori rivali, Rafa e Nadine verranno introdotti nel gioco. E poi ulteriori dettagli sparsi, diciamo, sul gameplay più che sull'ambientazione. Elena e Sally faranno la loro comparsa nel gioco. Torneranno gli artefatti e alcuni conterranno indicazioni per trovare altri oggetti e tesori. I nemici potranno aggrapparsi alle vostre gambe quando cercate di buttarli giù da un dirupo. Questo l'abbiamo visto nel filmato, se ti ricordi, quando dai il calcione sul naso del tipo. E qui intervieni tu. L'intelligenza artificiale è stata ridisegnata. Non guardi sotto, in realtà non se ne ritira sopra. No, devo parlare di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è stata ridisegnata e Sam si comporterà in modo simile a Ellie di The Last of Us. Quindi va addosso ai nemici senza che se ne accorgano. Gli sviluppatori stanno cercando di rendere al meglio cosa significhi stare in compagnia di una persona scaltra come Nathan Drake. Ok. Significa ci nulla. Saranno altri strumenti. Ma più che altro ho visto cose interessanti, un po' più fattibili, sono che non sarà soltanto in Madagascar, ma sarà anche un'altra ambientazione. Poi ci saranno strade multiple. Hanno detto che nella demo mostrata hanno fatto allora, varie strade. Leggo tutto. Ci saranno altri strumenti oltre alla corda e al rampino. La libertà d'azione è al centro del gameplay. Super libertà, tantissime. Il primo gameplay del gameplay di Last of Us. Poi le cutscene del gioco saranno tutte calcolate in tempo reale. Tanto umorismo, sarà presente il multiplayer, corso dell'anno su PlayStation 4, e Naughty Dog non sa se Uncharted 4 sarà l'ultimo episodio. In base alle vendite, aggiungerei io, in base alle vendite, che saranno come importanti. Ultimo episodio, se la fa alla pari con Metal Gear Solid. Ho confermato 2015, ovviamente. Alla stessa velocità di essere l'ultimo episodio, quanto ce l'aveva Metal Gear Solid 2? 1, 2, 3. Va bene, quindi tante belle informazioni. La notizia è su multiplayer.it se volete commentarla o leggerla. Allora, io ho la notizia, quella famosa, freschissima, che arriva direttamente dal mondo di Destiny. Strano, non l'avrei detto. Allora, ci sei? Sei pronto? Dai. Allora, lui è uno dei più grandi minion di Destiny. Ma dai. Ha il tatuaggio di Bungie sul braccio sinistro. Peggio quanto che... No, peggio. Dai. Comunque, insomma, va bene. Sapete che ci sono stati una serie di problemi durante a cavallo fra Capodanno e adesso per i server di Destiny cumulati sia quelli con del PSN e di Xbox Live. Allora Bungie aveva promesso una ricompensa, un premio per i giocatori, un piccolo premio leggendario. Esatto, mentre sono uscite adesso, se voi andate dal vostro amministratore di condominio, e cos'è? È un'arma leggendaria casuale che va bene, quindi è un bello oggetto se giocate da una settimana tipo. Ah, per far tutte cagare? A me i miei amici, i miei super amici di Destiny mi hanno scritto hashtag la merda. Ok, quindi dopo vado a vedere. Se c'è fortuna potrebbe non essere merda. No, dice solo tutta roba merda. Se è casuale potresti che arriva anche arma buona, no? Boh, dice perché non sono nuove, sono quelle vecchie. Cioè, sono quelle nuove ma sono reskin di quelle vecchie, non sono nemmeno armi. Magari scrivi a Paola perché adesso parliamo del sondaggio dell'anno, che sono terminati, sono scomparsi completamente. Ah, proprio. Quindi se magari lascia un po'... legato a compare in home page, magari che ci sta la spunta, in realtà però fa cagare. Comunque sono terminati i sondaggi vostri, avete eletto il gioco dell'anno mobile e il gioco dell'anno non mobile, desktop e compagnia. Allora
Per quanto riguarda mobile, Child of Light ha battuto abbastanza agevolmente, no, con difficoltà Super Smash Bros. Per Nintendo 3DS, mentre Dragon Age Inquisition ha battuto abbastanza pesantemente Alien Isolation. Quindi comunque per gli utenti di multiplayer.it, quindi il gioco dell'anno è Dragon Age. E per quello mobile invece Child of Light. C'è da dire che è difficile che quando il Lizza c'è un RPG tosto non vinca, perché comunque è quel genere, l'ho detto anche, l'abbiamo detto anche, nel senso sono quei generi che comunque ti offrono 50, 60, 70 ore di gioco, sono mediamente belli, comunque poi possono piacere più o di meno, ma sono quei giochi che veramente ti succhiano l'anima e se ti è piaciuto lo porti avanti con forza. Oppure anche con un altro gioco di guida, insomma, che non Drive Club Series. L'ho detto, questo è Motorsport Horizon. E quindi molto importante anche da segnare comunque Alien Isolation, che è arrivato in finale, ha battuto dei mostri sacri, e anche Mordor è stato molto apprezzato negli utenti. E per quanto riguarda mobile, anche Valiant Hearts è andato molto bene, e ovviamente Super Smash Bros. Ce l'aspettavamo insieme a Child of Light, che forse è uno dei titoli più corposi fatti meglio anche in generale. Quindi questi sono i vincitori, fra poco li trovate online di nuovo visibili. Mi fa ridere perché poi sono gli stessi utenti che hanno votato Child of Light che un anno si lamentano che Ubisoft è la merda perché tira fuori. No, però effettivamente leggendo i commenti in realtà dicono Ubisoft per i giochi AAA peste e corna, però fa belle produzioni non proprio AAA. Child of Light fra i portatili è un AAA. È proprio che sono 14,99, grande roba. No, dico nel senso comunque. Sì, produzione importante con motore grafico di Rayman Legends e compagnia, quindi comunque molto molto interessante. Noi invece a nostro ci siamo quasi, se non sbaglio domani c'è tutto. No, domani c'è la top personale, la top 5 personale dei caporedattori guest star, e quindi chiudiamo in bellezza venerdì con Goti di multiplayer.it. grosse sorprese? Vabbè, non proprio aspettatissimo, comunque interessante. L'abbiamo deciso qualche giorno fa, e il 9 ci sarà il Goti per multiplayer.it, pronti a commentare, a offenderci oppure a concordare con noi come al solito. Sicuramente. Vabbè, quello sì, però vabbè, secondo me non ci saranno tante offese. No. Giusto, Anto? Concordi? Sì, concordi. Sì, no. Tra l'altro, vabbè, non so se dare questo hint, ma dall'inizio della chat qualcuno ha fatto un'osservazione che ha molto a che fare col nostro gioco dell'anno. Sì. Ok, bravo. Ciao SCG che mi chiama Panzen, mi sono autodefinito anch'io così tanto, è normale. Allora, andiamo avanti, avete altre notizie? A parte questa qua di Destiny, quindi che quando torneremo a casa ci sarà... Trovi la merda e la cancelli. No, cancellare no. Io smonto tutto. L'arma leggendaria che smonti a fare. Ma che te ne fai? Niente, la tieni lì. Prendi l'energia, sei Q, no, ti dà l'energia ascendente e quella ti serve. Ne ho tante. Mi servirebbero più frammenti. Vabbè. Allora, io ce l'ho qualche notizia. Se vai, certo. Annunciato, si parlava domanda stamattina di Mighty Number 9, il clone di Mega Man prodotto su Kistara. Il gameplay di erede spirituale. Di che il clone, dai. Esatto, il clone. No, è correttissimo. Dai. Comunque, insomma, si diceva chissà Capcom. È uscito in Corea il nuovo gioco di Mega Man, si chiama Rockman Go Go ed è un endless runner per Android di Rockman Go Go. Esatto. E c'è anche un video. L'aconico commento di Capcom a Mighty Number 9 è sti cazzi, esatto, cazzi. Perché fa uscire, non è un endless runner, è un misto fra un endless runner, a un certo punto finisce, è una roba, sposti l'omino su dei binari e spari dritto, tipo Space Invaders in realtà. A metà fra un endless runner e uno Space Invaders. Poi, sempre per notizie che non puoi vivere senza, Far Cry 4 esce in Giappone il 29 gennaio. Far Cry! Ah, forse potrei prenderlo lì in versione giapponese. Poi questa l'ha detta stamattina Maneo, e poi se ne è dimenticato subito dove l'ha detta, che il creative director di Borderlands 2 lascia Gearbox. Per andare a un super... Orcs Must Die, incredibile. Esatto, quello è potente. Chissà perché è passato da un mega studio a... Magari Borderlands 3 lo vede troppo lontano, si è rotto il cazzo. Sì, però c'è una persona che sta lavorando o ha litigato con qualcuno. Boh. Cioè, passare da uno studio gigantesco a uno studio più piccolo che fa titoli di nicchia, comunque. Roberto conferma su Twitter che l'arma leggendaria ha droppato è la merda con l'hashtag. Ah sì, anche lui.
Che palle. Oh, è leggendario, vabbè. E poi è bello perché lui subito a dire ma non è vero. Però, però magari qualcuno secondo te però questo pool di armi ci saranno tutte leggendarie o hanno fatto anche un sottopool di giochi di merda? Magari qualcuno avrà la fortuna di avere una bella arma leggendaria. Allora, dalle voci che ho io... Marco Sarra ne abbiamo parlato. Di un certo. Allora, io guarda, dalle voci che ho io sono nuove leggendarie, ma che in pratica sono uguali ad altre che potresti già avere. Sono reskin, in pratica. Vabbè. Non è male. Un altro po', facciamo due domande anche su Twitter, velocemente. Però, d'altra parte, se vuoi chiudere i server per risparmiare è un buon modo. Allora, aspetta, Matteo Braghetta, lo salutiamo. Bella raga, buon pomeriggio e ben ritrovati. Oggi a gran completo, buon anno anche. Nicola anche ci saluta, dice è stato confermato il bundle PS4 di Horror 1886. Ci vede a multiplayer.com. Oppure nulla ancora di concreto, secondo me è sicuro perché tanto certo, Sony li fa tutti con le esclusive, quindi perché no? Poi... Play Next Game. È possibile che la Batmobile... edition di Batman Arkham Knight non esca in Italia, negli altri paesi è già esaurita. Chiedetevi a multiplayer.com, sapete chiedete a multiplayer.it. Vabbè, magari lo sappiamo. No, se non ci bisognerebbe chiedere a chi li distribuisce? Warner, giusto? Warner, sì. Cosa? Però Bethesda o Warner qui da noi? Cioè lo distribuisce Warner Batman. Però è Bethesda che si occupa delle PR? No. Di sicuro è leader. Esatto. No, comunque no. C'è Warner. A chi chiedere? A chi Warner. Ok. Sì, per le PR vabbè. Oppure Warner Italia, c'è cioè Warner Games. Va bene. Cercheremo di informarci allora. Manderemo mail noi allora. Edoardo Galati fa una domanda molto importante su Uncharted 4. Nate sembra più vecchio dei 3 anni che dicono nella storia. Cioè, ha preso la famosa ciabattata. Esatto. Ha scavallato, raga. A parte ha fatto sesso sempre con Elena, quindi... Certo. Sta un po' così, magari è molto segnato ovviamente dalle avventure, dal sesso e dal fratello. L'ultimo 32-33, si è dato all'agricoltura, sempre nei campi tutto il giorno, il sole, capito? Angelo Miele che dice, ma è possibile che da settembre FIFA ancora il bug dei 5 minuti di recupero perenni? Sono sempre 5 minuti? Perché si perde troppo tempo in FIFA. Quindi 5 minuti di recupero per no, non è possibile, è molto criticabile, sono d'accordo con te, Angelo. Altro che Miele qua ci vorrebbe. Io ho un pandoro se vuoi, Un pandoro scaduto, un pandoro. Un pandoro, quello che vendono in Cina. Allora. Facciamo commentare a Pierpaolo. Ok, vai. Ma non hai il microfono, cazzo. Non hai il microfono? No. Perché stanno zitto? Esatto. Perché magari hai da fare. Non hai mica. Allora, chiedevano delle impressioni, ne parlavamo prima, della beta di Halo 5. Ci ho giocato un po' negli ultimi giorni. A parte che un po' se non avete il NAT super aperto, la super connessione, è un po' difficile perché è molto difficile perché giocate quasi sempre su server americani, per cui se avete la connessione un po' di merda come ho io, non vi aiuta, laggate molto facilmente. Per il resto a metà fra il vecchio e il nuovo c'è una grossa svolta verso il pro play, per cui per il esempio gameplay pro play perché non c'è quasi più nessuna assistenza nel giocare, c'è un piccolo magnete del mirino intorno alla testa ma dovete beccare la testa, altrimenti sono tutti stracazzi vostri. È molto più veloce rispetto ai vecchi alti, anche il salto ha moltissima meno inerzia rispetto al passato, sono molti più brevi, ci sono diversi cambiamenti quindi. Diversi cambiamenti, cioè la sostanza è quella. Poi hanno messo il mirino su tutte le armi, anche le pistole, per cui c'è l'iron sight su tutto, l'iron sight su every weapon. E poi hanno messo questa cosa dei salti laterali, insomma è una bella sveglia rispetto al resto. Ci vorrà una buona connessione e tanta dedizione perché sembra una roba proprio per proprio gamer, è proprio una roba scelta decisa. Ad oggi cosa si sa Antonio nella campagna? A parte ovviamente avrà le caratteristiche, nulla proprio, a parte che ovviamente confermati ovviamente i 4. Secondo me succederà come per Destiny, che della campagna si saprà qualcosa dopo che il gioco è uscito, cioè. In città, è scarsissimo, sì, ma è come quasi sempre per i giochi peggio di me, così non si prova mai, fa cagare. Iron Sight, il barone è diventato scarso ad Halo, dice Slayer. No, in realtà non è così. Non sono mai stato fortissimo, peraltro. Però ho un fantastico video, lo potete vedere fra le clip del mio profilo su Xbox, dove vedete come gioco io a Halo. C'è una roba per cui c'è questa fantastica nuova modalità che è in un'arena sospesa nel vuoto, e ci si accede all'inizio con un salto da una piattaforma. Io laggo così tanto che il personaggio non mi arriva nell'arena perché cade nel vuoto prima, e quindi inizio la partita con un suicidio e non c'è il respawn. Tutte scuse. Non riesci più a spingere nemmeni tasti.
Allora, Ciro Sagona dice: che bello rivedervi, ragazzi. Mi siete mancati. Anche tu. Chi è? Vabbè, spessissimo in chat. Ancora sì. Tu. Ancora tu. Poi vabbè. Se vuole, sempre a proposito di questa roba, ha lasciato, questa è forte. Però ho ripescato un po' di notizie dei giorni scorsi che ovviamente non si erano commentate. Ha abbandonato Microsoft dopo 17 anni, il fondatore, uno dei fondatori di Xbox Live e del programma XNA, cioè il software tool di sviluppo terze parti per i giochi. Ma dopo 17 anni lascia. A proposito di Microsoft, commenta Kudo Tsunoda che è tornato a fare dichiarazioni clamorose sul futuro di Kinect ieri. Io non l'ho letta ieri, però ho letto appunto sì, perché seguiva il leak che è uscito. Ovviamente stanno assumendo nuove persone per progetti segreti su Kinect. Per progetti segreti? Progetti segreti di Kinect. No, almeno l'italiano, non, diciamolo bene, grazie. E c'è anche che Polygon ha ripreso la notizia, ci sta la faccia di Andrea Palmisano, ci sta Andrea Palmisano con lui. Che gioca con Kudo. Esatto. Con Kudo. Cosa ne pensate, chiede Willow96 di Assassin's Creed Unity Dead Kings? Che? Ma io ne sembrava stamattina, però non credo, io non ho approfondito. No, che ne pensiamo? Che era in, come dire, era in programma. E vediamo un attimino. Ma tanto lei è il gioco, magari è più divertente del gioco, ma se il gioco alla base è quella che è normale che poi puoi metterci tutte le pezze che vuoi, comunque non riesce a diventare un super gioco. Vediamo però se magari offre delle missioni interessanti e anche a livello di narrazione. Allora, Matteo Burlone dice gnoccolo. Matteo è stato terrorizzato per due settimane all'idea di dover fare lui, perché mamma io non c'ero la sala giochi, non è che ha bloccato lui, non è che ha bloccato, mi sono fatto schiudere, hai chiuso tutte le porte, ci sarebbe stato veramente da ridere in quel caso. Ma io Halo multiplayer non l'ho mai giocato, sempre giocato le campagne, ma Halo multiplayer mai. Grazie. È stato bellissimo, a parte che è diverso dal solito, quindi magari no, è più simile a COD. Vedi? In realtà avrei fatto un figurone, è più simile a COD, però insomma le sue meccaniche sono meccaniche, non lo dire troppo forte che sennò in chat qui no, ma lo hanno detto. Grazie Gianni Pex che mi fai i complimenti per la Supercoppa, l'ho vinto io, ce l'ho a casa però tu ce l'hai insieme alla PS4 per il anniversario. È stata una bella partita, al di là del risultato è stata super emozionante, poi meno male che abbiamo vinto noi, sono chi cacchio li sentiva Gobbi. Allora, andiamo un poco. Star Fox sarà giocabile al prossimo E3. Hype per Dark Seat 85. La grande. No, ma più che Star Fox, F-Zero magari sarebbe bellissimo. Manca da. Però F-Zero appartiene a un genere veramente difficile da rimettere in piedi. Qualcosa su PC. Adesso Wipeout ormai che è differente da F-Zero, sia ben chiaro. Sono due scuole di pensiero. Su Wii non è uscito. L'ultimo F-Zero è quello del cubo. Ma quello è difficile da vendere. Di Roll Cage. Sì. Che figata. Roll Cage, yes. Salutiamo anche i moderatori, scusa Matteo. Bosch, Moma. Gabri De Cresi chiede un sito per acquistare giochi a basso prezzo. Multiplayer.com. Ovvio. Alla grande, più o meno. Matteo ha soltanto multiplayer.com la settimana. Brandizzato, è avuto un momento. Dagli autori di multiplayer.com arriva il nuovo sito multiplayer.com. Vincenzo, sei vivo? No, è morta. Allora, io ho la notizia che mi fa molto piacere dare. Il lunedì 5 è stato arrestato un ragazzo di 22 anni che faceva parte di Lizard Squad. Quindi lunedì è stato arrestato uno di quelli che mi ha rovinato le vacanze di Natale. Come si chiama? Matteo Sanchichi? Allora, no niente. Pino Mauro si chiama. Allora dice, l'arresto è in congiunzione con una serie di indagini che vanno ancora avanti per offese cyber, insomma questa roba, eccetera eccetera. Tra l'altro che aveva anche a fare anche con gli account PayPal. Allora, l'uomo è stato identificato col nome di Vinny Onimari ed è stato arrestato durante un raid, un'incursione a casa sua, come sospetto di frode e violazione del computer act, eccetera eccetera. Allora dice Sprite, raid investigate in un'email, ha descritto Omari il raid dicendo le email hanno preso tutto, Xbox One, i telefoni, laptop, computer che avete USB, eccetera. Quanti giga ha chiesto? Non si sa, dice che ancora non gli sono state imputate. Imputate violazioni. Hanno trovato qualche account di quelli gratis ultra premium di Mega. Matteo ha fatto da tramite. Esatto, Matteo ha fatto da negoziatore tra Kim.com e Lizard Squad.
Grande lui, però è abbastanza trollato. Grazie a me si è sbloccata la situazione in Corea del Nord. Esatto, tu ti sei curato della Corea del Nord. Sono andato a parlare con Kim, con il mio amico Kim. Che proprio troppo devo criticare. Che cacchio era? Non vorrei di cazzo, la Stampa o il Corriere? No, la Stampa che aveva fatto il titolo su questa situazione: il pirata. Il pirata Popò, il pirata di Mega Upload fa sbloccare perché vuole giocare, fa sbloccare il PSN perché vuole giocare alla Xbox. Sì, questo era il titolo, no? Beh, già, adesso mi ricordo. Quali fenomeni del giornalismo. Però e dovevamo scrivere, far piacere a Silvio, che lui si è mosso perché voleva giocare a Destiny. Lui non poteva offrire, ovviamente. Quando c'ero io, ci giochiamo al PSN. Non potevi offrire tu i voucher di Mega, però qualche altra cosa. Aspetta, allora, un attimo di domande degli utenti, se no poi ce ne perdiamo. Samu23JFC. JFK, vorrei comprare il 3DS, ma con l'annuncio di quello nuovo mi tocca aspettare. Ma quanto? Quando uscirà il 3DS nuovo? Non si sa esattamente. In Italia ancora no, però dovrebbe essere questione di pochi mesi, si spera. Ormai aspetta, perché veramente potrebbe essere appunto febbraio, marzo, una roba del genere. Vediamo, cioè, a questo punto aspetta. C'è una domanda per Vincenzo. Vai. Vincenzo! Che mi manca più di fare. Commenta la data di uscita di Guerre Stellari posticipato al 2016. Che bastardi. Ma qual è? Già, gennaio. Coppa del Cinepanettone. Da noi un mese dopo. 5 mi sembra. Quindi ci sposta, cioè, tutto il mondo. Non era inizio gennaio. Come facciamo? Cioè, andiamo in America. Comunque è merda. Cioè, senso... andare a Londra, a Londra. Perché cioè, tutto il mondo commenterà, esulterà, oppure criticherà, e noi invece per il cinepanettone no. I fan italiani vanno a Londra? Insieme ai capitanati dalla testata da Vincenzo Stellari.net si sono già. Hanno già cominciato la rivolta e quindi ogni giorno romperanno le scatole. Ma chi ha deciso sta roba? È molto probabile, però a furia di rompere le scatole, poi, secondo me, guarda, io non ci metterei la mano ci sul fuoco. Indicare qualche sito dove magari fare la firma per la petizione. Indievolt.it c'è, cioè la maggiore petizione. Però vabbè, niente, io già ho il biglietto pronto per andare a vederlo a Londra. Lo compri anche a me? Dai, alla grandissima. Yeah, ti accompagno. Ma quindi scusa, di chi è la colpa? Poi del distributore? Dei distributori italiani. Sono scemi proprio a botta. No, oppure evento 30 anni. Esatto, un evento solo dove tutto il mondo guarderà. Il cartone di Natale. Lì tarocco tutto, ragazzi, qui lo dico e qui lo nego. Me lo scarico il DVD screening. Ufficiale. Dai, ma che cioè, sono proprio dei coglioni. Natale a fanculo. No, ma non è possibile che tutti quanti diranno: ah, è bellissimo, bruttissimo, e noi non sappiamo dove vedere. Io, cioè, qualità bassa da qualche parte. Io sono il tuo cugino. Chi? No, si parte per Londra davvero, oppure si mette una bomba. Non vedere i mondiali perché c'hanno quelli festival bar del disco per l'estate. Allora, Sergei, M. Sergei, suggerite qualche must buy per Wii U. A parte Mario Kart. Allora, innanzitutto ti invito a leggere ovviamente il nostro articolo che abbiamo letto, i titoli più importanti per il Wii U dell'anno. Comunque, Super Smash se ti piace il genere, Bayonetta 2, Wonderful 101 che è un po' più particolare sempre dei Platinum Games, Capitan Toad ci è piaciuto, terze parti ancora carini. Poi ci sono Wii U, vabbè, un po' più piccoli, molto più piccoli. SteamWorld Dig, comunque molto carino, ma è un gioco, diciamo, scaricabile, quindi più leggero, cose del genere. Poi, questo non ne avevamo parlato, ovviamente, è uscita un giorno fa la notizia di PlayStation 4, che ha venduto 18.5 milioni di unità in tutto il mondo. La console PlayStation più venduta velocemente di sempre. La PS4, 18.5 milioni. E la metà li ha comprati. È un ottimo segnale per il mercato. Beh, vediamo. Sì, nel senso che comunque si continua a parlare di recessione, di crisi, però le console vendono. Magari forse i giochi singoli vendono di meno. Quello ci può stare, il mercato software. È interessante, no? Che tutti gli analisti, cioè, alcuni dicono che comunque l'Xbox One recupera e altri danno già per scontata la vittoria di PS4. Gli analisti fanno quello per lavoro. Ma lo sentite, Silvio? Forse un po' sì, dove sta la... Cerco di urlare. Metti di mezzo, dai. In mezzo. Dai, ci sta la palla sinistra, la palla destra e ora arrivi tu. Ah, che battuta! Dicevo, no? Ma secondo te il fatto che comunque non siano totalmente allineate le opinioni degli esperti di mercato comunque fa sperare che ci sia, che sia ripresa il mercato delle console quantomeno e che ci sia ancora tutta una partita aperta. Sì.
Sì, nel senso, vabbè, aperta la partita apertissima ancora adesso. Detto questo, gli analisti vivono per sparare cazzate positive o negative, per farsi riprendere. Poi qualcuno ha ragione, qualcuno no. Diciamo, quelli più bravi di solito sono molto più tranquilli, danno delle piccole stime anno per anno. Non fanno queste sparatone. Si spara a 4-5 anni, che poi adesso pare che ci sia appunto maggiori vendite. Magari fra due anni o un anno si stoppano di netto, nel senso, certo, arrivate a 30-40 milioni le console si fermano e bisogna uscire subito con altro, oppure cambiare modello di business, oppure vendono 120 milioni di console e siamo tutti felici e non dobbiamo cambiare il nostro modello di lavoro. È molto difficile capirlo. Sicuramente il mobile si è stoppato in termini videoludici, nel senso che ancora il mobile ormai vende tantissimo, è stabilizzato, dal punto di vista videoludico non è riuscito a scalfire più di tanto, come si diceva, c'erano tanti timori che il videogioco mobile potesse rosicchiare, invece no, rimane lì. Non ci sono state grosse innovazioni negli ultimi due anni, bei giochi ce ne sono quanti ne volete, ma sempre di un certo tenore. Continuano le applicazioni ad andare benissimo, a scaricare tantissimo, a diffondersi sempre di più gli smartphone, però effettivamente il mercato videoludico non è stato intaccato più di tanto da smartphone e tablet e compagnia, quindi bisogna vedere però che succede, perché in tanti poi profetizzano che questa è l'ultima generazione di console classiche. Intanto classiche, forse sì. In Giappone c'è una grande crisi, è andato malissimo. Infatti il picco degli ultimi 24 anni, okay. Quindi Giappone invece è in crisi totale. Ma perché secondo te in Giappone? Perché in Giappone non c'è più niente. In Giappone invece è tutto un altro paio di maniche. In Giappone vanno le sale giochi ancora vanno molto, tipo Project Diva sono strapiene le sale giochi, da noi invece le sale giochi non esistono da una vita. Poi il mobile va molto molto bene, perché ovviamente il Giappone è un posto dove stai continuamente in movimento, nei treni e tutto, e lì giochi su mobile e su console portatili, perché comunque il 3DS va molto molto bene in Giappone. C'è anche il wifi fortissimo. Poi sono, però per esempio per me sembra una cazzata gli anni scorsi, ma in realtà anche un Xbox One, una PS4, ciao Birella, per metterla all'interno di una casa giapponese spesso è un problema, cioè comunque avere quello spazio, fare una cazzata, noi ci fa ridere perché lo troviamo sempre lo spazio, ma parlando con tanti amici giapponesi e vedendo le case giapponesi, non sanno dove metterla, e poi effettivamente è sempre meno tempo per giocarla a casa, perché il giapponese lavora tutta la giornata, poi la sera sta morto e tutto, sono cazzate, ma in realtà culturalmente differenti da questo punto di vista, ed effettivamente poi comunque escono pochi giochi interessanti nel Giappone, cioè per vedere un Dragon Quest, un Monster Hunter e compagnia passano sempre tantissimi anni, quindi ce ne vuole. Però è pure vero che adesso più che altro più che del Giappone cominciano a interessare dei gusti dei cinesi. Ah, ma c'è tutto un altro mercato lì, quello cinese, chissà che morte fa. Trailer di Call of Duty Online, tu che ne pensi? Una cosa? Allucinante, incredibile. Non l'ho visto, ho letto che è uscito il trailer con Chris Evans. Non l'hai visto? Ma perché ti ha detto Activision di non parlarne? No, mi ha detto di non parlarne male, quindi non l'ho voluto guardare così per evitare delusioni. Che poi quello è un capitolo a parte, no? Cioè sì, dedicato per la Cina. Sì, sì, esatto. È pieno di questi giochi. Ci hanno pagato pure che per l'Oriente. Pensa ai soldi che ci sono già con free to play. Che poi dal video si vedono prima. Che bello, quest'anno doppia villa. Cioè, si vedono anche per la casa in montagna. Matte, però ci ospiti almeno. Sì, facciamo capodanno che almeno. Cavolo. Villa ad Aspen. Allora, tornando a Wii U, effettivamente ci hanno. Ci hanno segnalato anche Rayman Legends, che è molto bello, Monster Hunter, Zombie U, un po' vecchiotto direi, poi c'è Zelda, ovviamente Wind Waker fatto in HD, quindi comunque c'è qualcosa da segnalare, diciamo. Una considerazione da fare per Vincenzo? Ciro Sagona ti chiede, Vincenzo, hai già parlato della notizia che dice che solo il 5% di Monument Valley è stato acquistato ufficialmente da utenti Android? No, non abbiamo parlato, giusto? No, lì è stata un po' di incomprensione, però sì, non so se sai aggiornare. Ho letto i tweet di Astu che ha detto. Di chi? Astu Games. Che ha detto che praticamente non è vero che il 95% è piratato, il 95% non è pagato. Quindi c'è stata anche l'app gratuita su. L'app gratuite, promozioni, eccetera, eccetera. Comunque. Diciamo un 70%. È in dubbio che Android sia una piattaforma estremamente più piratata. Perché su Apple era il 40%. Il 60%. Ne parlavo. 60% gratis. 60% gratis tra pirati e promozioni. Ne parlavo ieri sera con il ragazzo loro? Che lavora questo lavora per la Pocket Edition di Minecraft e Mojang e mi ha confermato che le cifre sono quelle là, cioè questo era scontato la percentuale costi, non
Esatto, infatti è per questo poi che moltissimi sviluppatori su Android pubblicano gratis, addirittura pubblicano gratis con le pubblicità, e invece su iOS magari riescono a vendere. Pagamento. Vabbè, comunque ci sta, quei numeri lì, l'importante è probabilmente rientrare quei costi. Tu comunque è andato molto bene in Monument Valley, uno di quei giochi che hanno... No, più che altro mi diceva che pure lui è sorpreso dal, più che altro dalla percentuale iOS, perché non si aspettava che la percentuale, cioè una percentuale talmente alta di device con la jailbreak praticamente, sì, capito? Sì. Perché comunque sono tanti. Ma probabilmente sono mercati, cioè in Italia ad esempio io ho visto un grande abbassamento tra gli amici. Probabilmente nei mercati meno flori, tutta gente che ha iPhone 4, 4S, 5, taroccati, sì. Può darsi, sì. Perché no, in Italia ho visto un grande abbassamento. All'inizio, cioè, all'inizio tutti quanti facevano il jailbreak, adesso è davvero difficile, anche perché è una rottura ogni volta che gli aggiornamenti. C'era cioè, proprio. Poi comunque tante funzionalità sono state inserite, quindi è un po' meno pressante. Da questo punto di vista, poi non so se siamo arrivati prima a commentare. Grande, grandissima. Allora, oltre alla notizia delle 18 milioni di macchine, ci sono i 10 milioni e 900 mila abbonati a PlayStation Plus, ed è un numero molto alto. E poi il fatto che sono di nuovo down, ci sono problemi di login al servizio di PSN. Ah sì, pare che siano stati quasi tutti rientrati. Però non sapevano ancora perché, però credo che escludessero un attacco sì, ai soliti noti. Magari, sì, i soliti noti. Sì, pare che adesso c'è stato una piccola update, per fortuna stasera si potrebbe... Puoi andare a prendere la merda. La merda su Destiny da andare a prendere. Allora, va bene. Fucito fazioso, assolutamente puoi cambiare in fucito panzoso. Cioè il mio fan numero uno, fan contro fan numero uno. Lorenzo, Delfini underscore L, visto il flop delle vendite di The Sims 4, non ci saranno più seguiti per la serie? Ma assolutamente no, non è andato male in termini di vendite. Loro non si aspettavano un numero alto. Io continuo a essere convinto che uscirà su Xbox One e PS4. Quello che vecchio uscirà o non uscirà? Uscirà, ma se n'era mezzo parlato, se non sbaglia. Beh, però è tutto scomparso. È vero. Vabbè, magari strano un po' a vedere come sì, succede. Sì, si del tempo, ma sono pochi ormai loro, sono rimasti veramente quattro gatti. Ok. Allora, andiamo a vedere un po' su Twitter altre domande. Allora, cioè, rispondete a questo Giulio Bianchini, è tre ore che lo chiede. È vero che i vecchi amici stavo arrivando. Ah, quelli, quelli di cui giravoce sono fuori produzione, lo sono davvero? Sì. Sì, confermato. Datemi un po' più soddisfazione. Lo spiegate più. Marco Sarra, secondo noi il nuovo God of War avrà ancora Kratos o magari un altro protagonista mitologia? Dio solo lo sa questo. Dio solo lo sa, non si sa quale Dio. Tanti. Però ci potrebbe stare secondo me in futuro che lasci God of War, però cambi completamente mitologia. Perché effettivamente col terzo capitolo hanno preso tutti i toppi. Cioè chi cacchio metti adesso? Infatti non a caso l'Ascension è stato peggiore, anche perché proprio non c'erano meno materiale. Col 3 veramente si è raggiunto il top del top, hai beccato tutti, i titani, poi sei andato su Zeus, io sarei contento Atena. Che ci sorprendessero con una cosa del... Ma noi in mitologia, oppure Kratos... prendo, Kratos. Prendo, no, io, no, Kratos cosa fa? Prende un portale, cambia, diventa l'altra roba, non sto scherzando, non lo so. Però ci potrebbe stare per far continuare qualcosa la serie. Qualcosa di vichingo, qualcosa di... Ma vichingo non mi fa impazzire più di tanto, no, ci sono altre mitologie più fighe. Luca Villani, cosa ne pensate dei requisiti PC di GTA 5? Sono esosi? Abbastanza. Esosissimi. Che ovviamente se volete giocare GTA 5 su PC e avere un'esperienza migliore su console, preparatevi ad avere un bel hardware. Detto questo, poi ci sarà un super mondo di mod e super grafica ancora più bella. Già comunque la versione per PS4 e Xbox One è molto bella, secondo me. Ha fatto un bel lavoro di regia e tutto. Quindi figurarsi sui PC belli pompati. E invece Fallout 4 si rumor ecco arrivato, io vado, parlavo ieri con, stavo giocando su Destiny appunto, parlavo con qualche utente e detto, figurati se domani in pausa caffè non arriva qualcuno che dice allora Fallout 4 novità durante la pausa di Natale, mi sono andato a pranzo, sono andato a mangiare la pizza nella sanità con il produttore di Fallout 4. Che ne pensi del rumor che era uscito? Allora? Quale? Dai, che forse si annuncia a Boston, quello di Boston. Arrivato alle 3. Ma Boston, quello di Boston è stato smentito, però ci sta. No, magari. Un recente è uscito, dai, pure sul vostro sul vostro multiplayer. Allora, sicuramente, cioè, sappiamo tutti che lì è sviluppo, mi hanno annunciato, però non è che ci sono. Sta Pierpaolo, che sono tre anni che dice, gli dico là che ne pensi, se no, sicuramente Fallout 4, sono tre anni. Non ti cazzate perché l'anno scorso alle 3 che tutti erano convinti era l'unico che diceva di sicuro non l'annunciavano, quindi stai sbagliando proprio. State calmi. Secondo me quest'anno lo annunciano, questo è l'anno giusto per annunciarlo. Dalla parte di Elder Scrolls Online è morto. Beh, anche se la settimana scorsa hanno pubblicato una foto degli sviluppatori che indicavano.
davanti a, ad, un, ad uno schermo con il pad PlayStation 4 giocano a The Elder Scrolls Online. Che coraggio, cioè, veramente. Ancora, non è morto, uscirà. Allora, aspetta, io ho la notizia bomba. Vai. Sei vai, stronzata, di... no, stronzata bomba. Pugnalata alle spalle a Umberto Mojoli. Perché c'è, sì, c'è l'intervista a un producer di Magica 2 di Paradox che dice, senti qua, Magica, la magica di Magica 2 che è in sviluppo per PC e per PlayStation 4. Dai, basta questo inglese. Invece no, no, a Colonia. Sì, vabbè. Qual è la notizia bomba? La notizia bomba è che gli ha chiesto il tizio di Gaming Bolt, gli ha chiesto se pensa alla PlayStation 4 come un PC con del potenziale per high-end capability, cioè come un PC di fascia medio-alta. Aspetta, come? High-end capability. Comunque, allora lui, allora gli hanno chiesto come è successo questa partnership con Sony. E allora lui gli ha detto, ci metti più a dire così che io a farlo. Allora ha detto, dice, come è venuto e lui, la risposta è clamorosa, perché dice è come chiedersi perché è nato il gelato al cioccolato. Dolce, certe, perché certe combinazioni sono inevitabili, come dire, due cose buone, Paradox e il PlayStation. Ah, siamo felici in questi soldoni. No, e la pugnalata alle spalle è questa. E dice, arriva la pugnalata alle spalle che ha detto che si è sperticato nelle lodi del DualShock 4 e ha detto che lo preferisce a mouse e tastiera e ha detto io so che molti pensano che Magica sia un gioco da mouse e tastiera, ma io personalmente non tornerei mai a giocarlo con mouse e tastiera avendolo giocato col pad. Confermo, guarda, Magica, il primo Magica l'avevo giocato mouse e tastiera, effettivamente devi imparare un sacco di combinazioni, evidentemente se lo fai col pad lo semplifichi, quindi lo rendi più immediato. È molto immediato col pad, funziona benissimo, assolutamente. Allora, quindi ok, quindi mi toccherà la GDC, andiamo a fare il classico appuntamento Paradox della suite che sono stati sfrattati. Vabbè, allora. Magica 2 è l'unico appuntamento Magica sano che abbiamo fatto loro. Magica 2. 115 anni. Lì com'è la situazione? Siamo andati down. La connessione down? No, comunque è 43, cioè, sì, vabbè, allora però chiudere, aspettiamo un attimo. Che ritorna, vabbè, qualche domanda ce l'abbiamo, poi non so come la pizza faremo. È caduta sul modem, dice Red Tiger Eater. La pizza di la pizza di gioia. Si sta mangiando un po'. Continua a mangiare 4 pizze e i cioccolini. Jacopo, tu hai schifo al camposanto prima del tempo. E poi dice non si riesce a giocare Halo dall'ufficio. Che cazzo. Jacopo, ti sei mangiato il server? Però questa cosa è imbarazzante. Salutiamo. Ciao ragazzi, a domani. Esatto. Ciao domani. Ciao. Ci vediamo domani, ragazzi. Dai, ora con tutte le ditate di sugo alla pizza sulla tastiera del computer portatile dell'ufficio.